Ciao a tutti, sono Luca di Scaffolder ed oggi creeremo insieme una semplice applicazione REST in pochi clic. Per fare un esempio, creiamo un'applicazione per gestire una lista di contatti da associare tra loro tramite delle aziende per le quali lavorano, un qualcosa di semplice per realizzare una prima REST web app. Chiamo quindi contact app. Ed aggiungiamo quindi i nostri modelli dati necessari per il nostro progetto. Creiamo un nuovo modello e chiamiamolo ad esempio Contact. Questo modello adesso avrà diversi attributi che potranno essere il name, che è una stringa, surname. Gender, il sesso ad esempio, che possiamo definire come un'enumeration di diversi valori, M o F. Possiamo aggiungere ad esempio una birth date, una data di nascita per questa persona. Avremmo potuto dire se il nome o il cognome sono required o se sono unique ad esempio. In questo caso non sarebbe corretto e quindi possiamo evitarlo. Aggiungiamo a questo punto un nuovo modello che sta a rappresentare le aziende nelle quali lavorano questi contatti. Chiamiamolo quindi company e gli aggiungiamo un name di tipo stringa e required. A questo punto possiamo creare la relazione tra le due entità e dire che contact avrà una relazione di tipo one a molti, che non è required in questo caso. Possiamo chiamare workin. Company, scusate. Quindi un contatto lavora in una company. In questo modo ci si è creata la nostra relazione tra le nostre due tabelle e qui di seguito possiamo definire le API che andranno ad utilizzare questi dati. Per creare queste API prendiamo una scorciatoia ed andiamo nella sezione Pages. Da qui avremo la visuale di tutte le pagine che saranno a comporre l'applicazione che andiamo quindi a realizzare. Possiamo dirgli di creare velocemente un CRUD da questo database e quindi ci ha creato un'applicazione di base con una pagina home che risponde alla sua URL e di tipo private, infatti si potrà accedere solamente dopo aver fatto il login, che è collegata a due pagine, contact list e company list, che sarebbero relativamente la lista di contatti e la lista di compagnie. Naturalmente ognuna di queste due liste è collegata alla sua relativa lista di edit, quindi contact list sarà collegata a contact ID e sono entrambe private. In automatico ci ha creato anche tutte le API che vengono utilizzate da queste pagine, che ha aggiunto nella nostra precedente pagina che avevamo visto precedentemente. A questo punto siamo pronti ad ottenere il codice di questa prima applicazione. Possiamo scegliere a questo punto il linguaggio di front-end. Ad oggi disponibili Angular 4 ed AngularJS, scegliamo il 4, ed un linguaggio di back-end, quindi Java, Node piuttosto che PHP o diverse configurazioni. Scegliamo Node.js per comodità ed abbiamo creato quindi il nostro generatore che collegato a un repository GitHub, genererà su questo repository tutto il codice di cui abbiamo bisogno. Con un clic facciamo il single sign-on con GitHub già registrato e creiamo un repository direttamente da qui sul nostro GitHub personale. Chiameremo quindi contact app questo repository. Cliccando su create, questo viene automaticamente creato e cliccando su generate code, tutto il nostro codice sarà pushato su questo repository. Ci dice ora che diversi file sono stati generati su questo repo appena creato. A questo punto, seguendo il README, andiamo a scaricare il codice ed eseguiamo un npm install ed npm start. Quindi ci prendiamo il codice e l'URL del nostro repository. Ok, prendo quindi una nuova
nuova finestra nel nostro terminale, ci posizioniamo qualsiasi cartella ed eseguiamo un git clone dell'URL che abbiamo precedentemente copiato. Ha creato quindi il codice per noi necessario. Aprite questa cartella con il vostro IDE preferito e, come indicato nel README, andiamo ad eseguire un npm install, npm hyper come abbreviazione, la stessa equivalente, e questo installerà tutte le dipendenze necessarie alla nostra applicazione come sono state definite nel package JSON. Qui abbiamo un primo package che richiama i due package rispettivamente del client e del server. Quindi questo del client andrà ad installare le sue dipendenze per la versione di Angular 4, mentre quest'altro del server andrà ad installare le sue per Node.js. L'applicazione generata ha già uno swagger integrato e alcune funzionalità come un Docker Compose che può essere utile per lavorare in ambiente Docker. Andiamo quindi ad eseguire un npm start e verrà avviata la nostra applicazione. Ok, la nostra applicazione sta partendo. E abbiamo già una prima schermata di login. Abbiamo già una prima schermata di login dove ci dice di inserire username e password creati di default, quindi admin e pass. Abbiamo qui l'applicazione, quindi con una lista di compagnie che possiamo ad esempio aggiungere Google e Facebook. È una pagina che rappresenta una lista di contatti che sono stati creati con la data di nascita, come avevamo richiesto, era un date, un'enumeration sul sesso, quindi per maschio o femmina, un campo name, creiamo il nostro classico Mario Rossi, che questa volta lavorerà in una delle due compagnie create, di cui adesso vediamo l'ID, e possiamo facilmente cambiare questo campo in visualizzazione. Quindi andiamo ad esempio a modificare questo campo e ci troviamo nella pagina di Contact Edit. Come sono strutturate le pagine nel nostro codice? Nella sezione Client troviamo sotto la cartella App, Pages, tutte le pagine che compongono la nostra app. Quindi la pagina home, login, contact edit e contact edit è lo stesso per company. Quello che ci serviva a noi era proprio contact edit, dove nel suo HTML mostravamo l'ID sulle relazioni. Come vedete il codice è molto semplice, non c'è nulla di estremamente complicato, solamente una forma con all'interno i tag di Angular Material per indicare i campi di input, la select, tutti insomma i campi che abbiamo inserito e le relazioni. Invece di stampare item.id, andiamo a stampare quindi item.name e item.starName. Quindi ora la nostra pagina si ricaricherà in automatico appena fatto. Era solo company. Andiamo a stampare solamente item.name, che è il nome della nostra company per cui lavora il nostro contatto. Praticamente la pagina si è ricaricata dopo aver fatto il build e ci compare qui quindi la company dove vogliamo far lavorare Mario Rossi. Ora vogliamo però creare ad esempio una pagina pubblica dove visualizzare queste informazioni, questi dati. Infatti questo è accessibile solo dall'admin che noi vorremmo poter magari bloccare. Andiamo quindi a creare
creare nella nostra applicazione su Scaffolder due nuove pagine, che questa volta non saranno più private, ma public a tutte le persone. Ed avremo quindi una nuova pagina che avrà un determinato template, ovvero una lista di contatti, proprio come quella che abbiamo visto precedentemente, che faremo in una maniera visuale più comoda, adatta alla visualizzazione. Il ruolo di questa pagina è pubblico e chiamiamo ad esempio questa pagina Public Contact List, anche per non andare in conflitto con la precedente, e la mettiamo sotto a Public Contacts. A questo punto possiamo creare una nuova pagina, che è la pagina di dettaglio di questo contatto, e gli andremo a dare quindi un template di tipo Edit Contact. E chiamiamo la pagina Public Contact Edis, il ruolo è sempre pubblico, l'URL andiamo a mettere sotto a public. E quindi aggiungiamo alla nostra pagina creata precedentemente il link a questa Public Contact Edit. Ok. Andiamo ad aggiungere quindi a questa pagina il link alla pagina Public Contact Edit. Ok, ora possiamo andare ad aggiornare il nostro codice sorgente, che dovrà avere quindi queste due pagine in più nella nostra applicazione. Andiamo sul nostro generatore precedentemente creato e gli diciamo di aggiornare il codice sul nostro repository con un clic. A questo punto lui scaricherà eventuali modifiche fatte sul codice, che per ora non sono state, come ad esempio la modifica di quel campo, e ci ha creato infatti alcune pagine e ne ha modificate altre. A questo punto andiamo ad aggiornare anche in locale il nostro codice. E ci ha aggiunto qui altre due pagine, Public Contact Edit e Contact List. Queste due pagine saranno quindi visibili all'URL, anche seguendo il logout, saranno visibili all'URL Public Contact. Ok, abbiamo qui una lista di contatti vuota, perché la nostra richiesta è stata bloccata, ci ha detto che l'API di contact list era privata. Quindi in queste pagine che abbiamo precedentemente creato andiamo a vedere che API utilizzano. La delete, una funzione che la nostra pagina aveva e possiamo rimuovere per gli utenti pubblici, e l'API Contact List, che a questo punto diventerà pubblica. Andiamo quindi a controllare anche nella pagina di Public Contact Edit, non potrà essere possibile creare o aggiornare dei contatti dall'esterno, ma solamente avere il get, quindi avere la lista, il singolo contatto e la lista delle compagnie. Quindi anche questi due metodi andiamo a modificarli e a farli public. Andiamo quindi ad aggiornare il codice sul nostro GitHub. Ok, la nostra applicazione si è aggiornata, sta rifacendo il build. In questa pagina HTML ci aspetteremo di trovare quindi un header, una funzione per la ricerca e
una lista di contatti. Possiamo rimuovere il tasto più ed il tasto delete. Possiamo anche modificare decisamente questa tabella e creare una nuova visualizzazione. Quindi nel codice che abbiamo creato troviamo qui in testa il format di ricerca e di seguito la tabella. Sostituiamo quindi la tabella con una lista. Andiamo a creare un div che si ripete, quindi scusate, ng4, e andiamo ad iterare la variabile lista. Come abbiamo qui, ci possiamo copiare questa stringa in modo che incorporiamo anche il filtro di ricerca. Scusate. Ed abbiamo il nostro div dove possiamo stampare ad esempio le informazioni che ci servono come item.name, item.surname item.gender. E magari la data di nascita, item.birthdate, che andremo a rappresentare come un date per avere una miglior visualizzazione. Tutto questo può diventare a questo punto un link. Possiamo copiare questa parte e dire che diventa un link alla pagina slash public slash contacts passando il parametro item.id. Il resto della tabella la possiamo eliminare, così come anche il bottone per creare un nuovo utente. Qualcosa evidentemente è andato male. Un attimo, energy form of, ho sbagliato a scrivere energy for. Ok, ci ha stampato una lista con uno stile discutibile, magari il link anche ha funzionato. Possiamo metterla per farla un po' più carina in un componente matcard di Angular Material. In modo che abbiamo la nostra lista. Anche qui dobbiamo modificare il nome della company, quindi public edit contact HTML. Andiamo a modificare item.id con item.name. Perfetto, naturalmente anche questa pagina sarà da modificare, da non rendere possibile la modifica di questi campi in quanto di sola visualizzazione, e quindi basterà realizzare uno stile grafico adatto e aggiungere magari delle funzionalità che vedremo più nel dettaglio nel prossimo video. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ci sentiamo presto. Ciao a tutti!